Ciao a tutti, allora oggi vi spiegherò come smontare il CAO, la ruota dietro. Allora, prima di tutto si smontano le viti, quelle della scocca, come sto facendo io, nella parte sinistra. Poi si smontano quelle della parte destra. Così. Poi bene, a questo punto si smonta la puleggia davanti, in questo modo, ficcando il cacciavite lì e svitando con una 17. Poi si svita, si sfila la puleggia. Ecco, poi invece si smonta quella dietro con una chiave da 13, mi pare. In questo modo, mettendo il cacciavite che faccia presa, e poi si svita. Ecco, poi si toglie. Ecco, adesso inizio a smontare il freno con una chiave da 11. Due chiavi da 11. Così. E adesso smonto i bulloni della ruota con una chiave, mi pare, da 17. Anche in questo caso. Ecco, anche dall'altra parte, stesso lavoro. Invece adesso sfilate la catena. In questo modo, piano piano, così si viene via, che la ruota è molle. E invece adesso questo sistema veloce e rapido per mettere la cinghia, se no perdete un sacco di tempo. Prima mettete la cinghia nella puleggia, la infilate nel volano. Da una parte deve essere staccata quella di destra, laggiù. Così infilate il volano che entra bene. Poi mettete la rondella, il dado, stringete un pochettino così. Alla buona, ecco. Poi vi mettete dietro, infilate da sopra la cinghia, vi mettete dietro e spingete la ruota, fate girare la ruota, così entra da sola. Fa un po' di sforzo, track, entra e il lavoro è fatto. Fine.